Costruita fra il 1474 e il 1483 e successivamente trasformata in carcere, Rocca Costanza costituisce la più importante opera di fortificazione della città di Pesaro. Dopo tanta attesa, finalmente aperta al pubblico e accoglie turisti e cittadini. Martedì 13 agosto, primo giorno di apertura, 25 persone hanno varcato il portone di Rocca Costanza. Una bellissima emozione, hanno commentato turisti e pesaresi accompagnati nel tour dal sindaco di Pesaro Andrea Biancani e dal vice sindaco e assessore alla cultura Daniele Vimini. Questa è una giornata molto importante. La Rocca è stata chiusa, o meglio, l'ultima volta che è stata utilizzata è stato nel 2019, quindi parliamo di circa 5 anni fa. Oggi riaprirla insieme all'assessore Vimini, insieme anche alla presidente della Commissione Cultura, ci abbiamo lavorato tantissimo perché riteniamo che un bene come questo sia un bene che debba rimanere aperto alla città. La città di Pesaro quest'anno ha ottenuto un risultato unico, cioè quello di diventare Pesaro capitale italiana della cultura. È sicuramente uno dei beni culturali più ammirati, più belli, che destano più interesse, è Rocca Costanza. Circa 30 minuti di visita alla scoperta della corte interna, della splendida cappella, delle stanze attigue e del torrione est, da dove si gode di una straordinaria vista sulla città. La Rocca sarà visitabile per tutto il mese di settembre, 10 volte alla settimana, 2 volte al giorno, alle ore 11 e alle ore 17.30, 5 giorni su 7. Rocca Costanza si aggiunge alle tappe del tour capitale, che si snoda attraverso il Teatro Rossini, il Museo della Bicicletta, la Domus di Via dell'Abbondanza e il ghetto ebraico con la sinagoga. È un'occasione importante, questo non vuol dire che per i prossimi anni la Rocca sarà chiusa. Il nostro impegno, ovviamente, la Rocca non dipende da noi, perché la Rocca, anzi vogliamo ringraziare sia l'Archivio di Stato, sia la Sovrintendenza, sia soprattutto il Demanio, che è l'ente proprietario della Rocca. Noi abbiamo intenzione di riaprirla anche i prossimi anni, a meno che non ci siano dei lavori particolarmente pericolosi, quindi la convivenza delle persone che entrano con i lavori non è possibile, ma l'obiettivo è non chiuderla più, perché la Rocca deve essere aperta.